C'è qualcosa di spiritato nelle carte e su pellettili di un ufficio dopo l'uscita del personale. Questo poi, sebbene sia la direzione di una casa editrice, non è un ufficio come tutti gli altri. Il suo proprietario, Amilcare Pollini, rivela anche nei connotati il tipo del profeta. Sta avvergando i capisaldi del suo messaggio, che egli stesso ci leggerà con voce divenuta invisibile e commento delle mani ispirate. L'anno cosmico corrisponde al periodo di 24.000 anni planetari ed esso si divide in quattro stagioni di 6 millenni ciascuna. Prima, umanità. Seconda, bimanità. Terza, trimanità. Quarta, perfetta trinità. Questa suddivisione della storia in cicli è tipica di molte profezie. Come si vede dalla sua tunica, il Pollini si sente crociato del proprio verbo. I discepoli conoscono il suo verbo. La tradizione è l'azione del tradire, la mente lo strumento del mentire, il giudizio è l'indizio di Giuda. L'unico dubbio è se la profezia reggerebbe tradotta in altra lingua. In piazza del Duomo il Pollini va ad osservare l'umanità. Tra qualche anno con la stessa passeggiata potrà osservare la bimanità.